Benvenuti, Marhaban da Margherita Betz, insegnante di italiano stranieri, francese e inglese, esperta e formatrice in nuove tecnologie applicate alla didattica. Vi mostro Word Wall, sono già sul mio account, clicco sul pulsante azzurro in alto, crea attività. Word Wall consente di creare nella versione gratuita 5 attività. Allora, 5 attività. Possiamo creare attività inerenti al lessico, come per esempio questa nuova dell'impiccato, quiz di varia tipologia, attività di collegamento, attività tipiche delle parole crociate, dell'enigmistica, quindi attività di vero o falso, ancora attività per la sintassi o per il completamento. E andremo oggi a creare un mazzo di carte. Dunque, un mazzo di carte, procediamo, attendiamo il caricamento. Allora, mettiamo subito il titolo. Notiamo che per questa attività devo inserire minimo 3 elementi e ne posso inserire al massimo 100. Inseriamo la prima immagine, clicchiamo sull'icona dell'immagine, selezioniamo le dimensioni e andiamo per esempio a cercare un'immagine sul caffè. Cerchiamo direttamente da un motore di ricerca collegato al tool, quindi questo è molto comodo. Prendiamo per esempio un'immagine tipo questa. Vedete, ogni immagine riporta anche le dimensioni. Aggiungiamo un altro elemento. Allora, quindi clicchiamo, prestiamo attenzione sempre alle dimensioni dell'immagine, questa volta carichiamo dal nostro dispositivo. Clicchiamo dunque su Upload e andiamo a prendere per esempio l'immagine del tè alla menta che abbiamo precedentemente salvato sul nostro computer. Aggiungiamo un altro elemento, clicchiamo sempre sull'icona dell'immagine, attenzione alle dimensioni che vogliamo impostare, clicchiamo su Upload e scegliamo per esempio questa immagine. Potremmo sempre cancellare, duplicare o cambiare la posizione dei nostri elementi. Bene, clicchiamo sul pulsante azzurro fatto, attendiamo qualche istante che l'attività venga appunto caricata per vedere poi insieme il risultato. Bene, tutto procede per il meglio. Monitoriamo, sta salvando, ci siamo quasi. Allora, vedremo il risultato finale. Benissimo, andiamo insieme. Un mazzo di carte su un tavolo da gioco. Sfogliamo. Bene, rimescoliamo il mazzo. Ok, l'effetto sorpresa è garantito. Grafica accattivante, semplice, completamente intuitivo. Questa attività possiamo usarla nella fase iniziale della lezione, nella fase di motivazione per elicitare le preconoscenze degli studenti e per permettere loro di formulare delle ipotesi sul contenuto della lezione. Possiamo anche usare questa attività alla fine della lezione, nella fase di sintesi, per favorire per esempio la produzione scritta o la produzione orale dei nostri studenti. Passiamo ora alle opzioni di condivisione. Cliccando sul pulsante Condividi, Share, che ora è impostato in modalità privata, vediamo il lucchetto che indica appunto la modalità privata, possiamo condividere. Allora, clicchiamo su Condividi. Si apre questa finestra. E per questa attività è prevista soltanto un'opzione di condivisione, quella per insegnanti. Che cosa significa? Significa che qua genereremo il link o potremo condividere la nostra attività su una piattaforma didattica o su un social network. E non è prevista per questa attività l'opzione studenti.
Questo non significa che non possiamo condividere la nostra attività con i nostri studenti, ma significa semplicemente che non possiamo attribuire questa attività sotto forma di compito, ovvero che non potremo vedere se lo studente svolge l'attività e i relativi risultati dell'attività, proprio perché l'attività non comporta un completamento, una elaborazione scritta, quindi documentabile, da parte dello studente. Ok? Allora, clicchiamo sul pulsante Rendi pubblico e vediamo che si apre una finestra dove ci sono dei tag preimpostati. Posso aggiungere tag, posso anche toglierli. Per ora mi limito a cliccare sul pulsante azzurro pubblica e vediamo che cosa succede, quello che appunto vi ho anticipato qualche istante fa. Benissimo, quindi ho il mio link che posso copiare e incollare e posso condividere l'attività su Facebook, Twitter, sulla piattaforma didattica Google Classroom, per email oppure usando il codice incorporato, l'Ember Code, posso inserire la mia attività su una pagina web, su un sito internet. Benissimo, qui possiamo chiudere. Che altro dire? Possiamo editare in qualunque momento, questo appunto è il simbolo per condividere l'attività come abbiamo poc'anzi detto. Possiamo rinominare l'attività in qualunque momento e vediamo che questa attività non è temporizzata, ma potremo attribuire un tempo. Come? Impostando il timer. Quindi qua nella finestra opzioni possiamo impostare il timer e con un conto che aumenta o che decresce, un countdown. Possiamo anche cambiare chiaramente i minuti a nostra disposizione, i secondi. Ricordiamoci di applicare e quindi di salvare sempre le modifiche cliccando sul pulsante applica a questa attività. Ecco fatto. Vediamo che ora ho impostato 3 minuti di tempo. Benissimo. Vedete, lei ha già cominciato a scorrere, no? Ok. E potrei anche cambiare in qualunque momento il tema, quindi lo sfondo dell'attività. Ce ne sono veramente tanti, alcuni anche molto accattivanti. Non so, qua c'è lo spazio, la giungla. E abbiamo già detto delle opzioni sul tempo. Per quanto concerne questa finestra della leaderboard, della classifica, chiaramente un'attività di questo tipo non è applicabile a una classifica, ma in un secondo tutorial vedremo come sfruttare al meglio le opzioni, le varie possibilità della classifica, qualora fossimo interessati appunto a rendere le nostre attività sotto forma ludica, gamificata, sotto forma di sfida. Per il momento è tutto, vi ringrazio, un saluto da Margherita, a presto, ciao!